sembri io. No! Via, sono dietro! Sono il vostro marito bravo a pappo. Marito bravo a pappo! Buonasera! A porto recanati! Mitico! Buonasera! Bravo Mariello! Buonasera! Straordinario! Buonasera! No, non ci posso credere. La saluti! Vuoi che ti faccio gennaio? Per calendario? Sì, gennaio così. Si è messo in posa? Devo dire che forse non mi hanno riconosciuto, io sono il vostro marito proprio a pappo. Perché dice che... perché non avrebbero dovuto riconoscerla? Ho fatto la ceretta inguinale, oh. Ma magari non mi hanno riconosciuto. Adesso non è che ci interessa. Ho messo anche un intimo un po' particolare. Scusi un attimo, eh. Un intimo particolare? Sì. Stai a cuccia lì! Ma che fai? A cuccia! A cuccia che dopo ti porto fuori a fare la pipì e ti do la crocchettina. Ma che intimo ha messo? È un boxer. È cucciolo ancora. È cucciolo. Guardate che cincilla. No, no, scodinzo nel boxer. È contento. Risponde anche in alto. Buonasera. Che bello averla qui con noi. Che piacere averla qui con noi. Devo dire, il piacere è tutto suo. Ah, grazie, gentile maestro. Il mio mestiere è quello di risolvere i misteri. Sì? Quelli del presente, del passato e del ceruntio. Che del futuro. Madonna mia, che paura. E chi ha visto? Mara Maionchi. Porca miseria, Mara! Ma non vedi che è completamente diversa, molto più carina, più gentile, più simpatica? Ho capito, ma mi ha fatto così. Vabbè, allora. Mara! È di famiglia, allora. Madonna mia, c'è il cuore che batte. E che c'entra? Anche il mio batte. Il mio mi ha chiesto 50 euro. Scusa un attimo. Lo sconto cognitivo. Poi ci faremo... Già ride? Tu cosa fai qua? Sei un clandestino? Dov'è il tuo posto? Che ha fatto? Aia, scamato? No, non volevo cantarsi fuori. Ma no, stai qua, sto scherzando. Mi ero arrivato fino a qua. Ah. Complimenti per l'abito. Beh, volevo fare una figura di merda. Diciamo che ci sono riuscito benissimo. Cos'è che hai indossato oggi? Beh, questo è un soprabito per l'occasione, questo qua, ecco, diciamo. Un soprabito. E come si chiama? È un trench. Ah, questa è un po' carina. Questa funziona meglio a Foggia, un trench di pizza, ecco, questo è il senso. Questo è aprile, aprile è così. Ma la ceretta l'ha fatta solo a Linguine a quanto pare. Sì, solo lì. Oggi faremo un viaggio nel passato con la mia macchina del tempo. Che macchina? Una Panda dell'82. Si è già estinta. Beh, in effetti era rossa, ora è arancione. No, stinta, è estinta. Ah! Madonna mia, che paura! E mo chi ha visto? Pupo! Ma che... ma cosa c'entra Pupo con quel signore lì che c'ha meno... Ah, no, si è seduto, scusa. Taglio di... è seduto. Ha un taglio di capelli diversi, non vede? È un taglio di capelli. È un taglio. Buonasera. 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 Abbiamo risolto tantissimi misteri nella nostra... Data. Quanti di voi seguono la nostra trasmissione misteri? Quella va forte qui, eh? Dai, coraggio. Piano piano. Qui tutti i clandestini... Cioè... Signora, buonasera. Da dove viene? Da Porto Recanati. Che domanda del cane. Buonasera. Siamo a Porto Recanati, da dove viene da Porto Recanati? C'è qualcuno che viene da lontano? Io! Quanto lontano? Signora, da dove viene lei? Da Napoli. Da Napoli? Per vedere lo spettacolo? Dica di sì, che di costo, porca miseria. Gli do la possibilità. Che bravo. Io. Ho capito, ragazzi, mannaggia a me quando ho fatto la domanda. Bene. Che è successo? Ha visto Mariello? Se... no, tesoro. Oh, porca miseria. Si è fatta male. Mariello, fa brutto effetto lei. No, ma purtroppo ci sono i fantasmi qua. No, qui in questo... ci sono dei fantasmi che saltano, lei l'ha visto. E come si chiamano? I zombie. I zombie? I zombie, così, lei l'ha visto e si è messa a piangere. Attenzione, quindi, agli zombie. Può capitare. Oggi scopriremo tantissimi misteri. Hai fatto la foto da ma poi nel video, cosa ve ne fate del video? Su YouTube. Su YouTube? Porca miseria. Se lo guardo tutte le notti. Oh, ma che è? Ma perché? Le fotografano anche il lato B, eh? Se ne accorgo? Beh, è per il boxer, sempre per il boxer. Ma come fa per mantenere un lato B così tonico? Beh, diciamo che noi esploratori dell'ignoto facciamo una vita molto atletica. Voi camminate molto? Beh, camminiamo, facciamo anche dei voli. Che voli? Di fantasia. Bene. Abbiamo scoperto tantissimi misteri nella nostra puntata. Per esempio abbiamo scoperto il mistero di Porto Recanati. Ah.
Pensate che Porto Recanati è la città che ha dato i natali proprio a lui e... Ma chi è lui? No, scusi, non lo so. E pensate che nel 1997 un membro dell'UNESCO ha definito Porto Recanati il labirinto di strade più intrigante del mondo. Ma è sicuro? È il labirinto. Tu ridi perché mi prendi per il culo. No! Di la verità! Non ho fatto niente, non ho detto infatti, niente. Magari... Fa questo effetto, ma è un bel effetto che fa. E la tua fidanzata? Per quanto ancora? Sta facendo il conto alla rovescia. E mi fanno le pernacchie anche i bambini. Bene, mi sono contento. Involontario. Pensate che è stato definito il labirinto di strade più intricate del mondo. Addirittura? Sì. E questo membro dell'UNESCO, nel 1997, parliamo di 15 anni fa. Perché abbassa la voce? Per creare la suspense. Ah, scusi. La suspense. Pensate, ha definito Porto Recanati, l'ho già detto, vero? Sì, no, il labirinto... di strade più intricato del mondo. Più intricato al mondo. E pensate, dal 1997, per vedere se effettivamente era questo labirinto di strade, questo membro dell'UNESCO è ancora qua a Porto Recanati. È rimasto nel labirinto. È rimasto a Porto Recanati! Noi abbiamo scoperto come mai è rimasto qua nel labirinto di strade! Ce lo dica! Perché continua a dire UNESCO! 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 Infatti è rimasto dentro. Mistero! Risolto! È un euro! E a caso è andato, ragazzi! Festa e cultura! Cintilla! Ripeto la cintilla tutti insieme, vai! E lei senza capelli può evitare. Che è senza capelli? Basta lo spirito. Chi? Lo spirito già se ne sono abbastanza, siamo una bambina. È vero, è vero. Che fa? Ah, sale sul palco. No, venga, venga, le do una mano. Ma come chi sono? Madonna, che paura! Enzo Polidoro, l'attore, ballerino mago, presentatore. Ah, Enzo Palledoro, ora mi ricordo, Enzo Palledoro. Una L, vabbè, comunque. Che miseria, madonna mia, mi ha fatto prendere una bistecca. Si può dire, mi ha fatto prendere uno spaghetto. No, niente carboidrati. C'è un modo di dire. Oggi scopriremo un mistero però incredibile. Incredibile? Incredibile. Sì. Oggi andremo indietro nel tempo, andremo indietro... all'ultima cena. Addirittura. Si sa tutto dell'ultima cena. Quanti erano, cosa hanno mangiato. Ma nessuno sa una cosa. Cioè? Chi ha pagato l'ultima cena. Effettivamente, mi sa che non se l'è chiesto mai nessuno. È un mistero che ci assilla da secoli, da millenni. E noi oggi lo scopriremo facendo una seduta spiritica. Oh, mi piacciono, creano un po' di atmosfera. Palledoro. Polito, grazie. Andremo in trance. Sì. Lei ha mandato trans, dicono tutti così, ma le donne non lo sta di sera. Ma che cosa mi dice? Che devo fare? Venga qua perché dove? Venga qui davanti a me. Sì, no, stia tranquillo perché andremo in trans con un metodo classico. Mi dica il metodo. No, non si preoccupi, il metodo Marrazzo. Ah dai, cos'è? Non esiste questo metodo. Vabbè, allora, andiamo. Metto di fianco e sto più tranquillo. Andiamo a scoprire, pensate, chi ha pagato l'ultima cena. Incrociamo le dita. Le dita? Attenzione, a tutti, sennò porta malissimo. Attenzione. Assolutamente non si. Attenzione, concentrati. Sei tu! Chi hai pagato? Ma ragazzi, non interrompete l'incantesimo in macello. Lo spettacolo non è interattivo. No. Mi serve molta concentrazione. Sì. Per gli esorcismi dopo. No, ragazzi, mettete in fila. Facciamo la seduta quella classica. Sei tu! No! Sarà a rischio. Sei tu! Chi hai pagato l'ultima cena! No! Ragazzi, non andiamo avanti, cioè, è importante questa cosa. Ragazzi, è molto importante. No, perché a parte che c'è una mira infallibile. Quindi non vi conviene. Lui ha detto alle Olimpiadi e tiro la ciabatta. Io ho sfilato anche alla fiera del tiro a piattello. E ti hanno preso? Al volo. Cosa bellissima. Lo lanciavano, pensate un po'. Attenzione. Concentrate. Le dita, incrociare le dita. Tutti ragazzi, quanti? Voglio tutti concentrati. Tutti, eh? Se hai pagato l'ultima cena, dacci un colpo! Dio, sta entrando in trans. Sta entrando in trans. Madonna mia, che paura! Mi ha parlato colui che ha pagato l'ultima cena! No, e cosa gli ha detto? Mico
coscienza? No. La prossima volta sulla carta di credito è Crepio! Mistero! Risolto! Bravo Mariello! Questo veramente, mamma mia, una notizia incredibile, finalmente l'abbiamo capito. Bene, passiamo ai misteri quelli quotidiani, andiamo alle lettere da casa. Le lettere da casa. Porto Recanato ci avete scritto... In quanti? Uno. Vabbè, sforzate, ragazzi, anche un email. Non è andata così. Vabbè. Bene, attenzione. Mi scrive l'autista dell'ambulanza qua di Porto Recanati. Si chiama? Nino. Dove sta? E mi scrive: caro Mariello, sono un tuo fan Bau Bau, cioè? Accanito. Mi sai dire cosa c'è dietro la Gioconda? Bella domanda. Il muro del museo. Adesso invece mi scrive questa ragazza che... che a Porto Recanati, qui all'entrata ha salutato tutti. Si è messa lì, salutava tutti. Lei saluta dalla mattina alla sera, saluta tutti, ma 3-4 volte al giorno. Ma chi è? Hello Kitty. Hello Kitty, che va sempre in giro insieme a questa sua amica che nessuno se la fila, purtroppo. Non la considero. Non la considero. Si chiama lei? Kitty Caga. No, non si chiama lei. Sì, mi scrive: caro Mariello, la Torre di Pisa è nata pendente o è diventata così col passare del tempo? Bella domanda. La risposta è sì. Sì, cosa? Mi sono risolto. Sì. Adesso mi scrive invece, pensate, questa ragazza che... questo ragazzo che dove noi andiamo a dormire e ci dà anche da mangiare. Ospitato, ci ha ospitato oggi, è stato carissimo qui a Porto Recanati. Come si chiama? Vito e Alloggio. Vito e Alloggio. Che è... e insieme a questo suo amico che qui a Porto Recanati fa festa tutti i giorni fino a notte fonda, fa sempre festa. Organizza e fa festa. Ma se, tutte le sere, fino proprio alle... Anche il trenino, queste cose qua. La base è il trenino, lo vedete che passa sempre così. Ma chi è? Peppe. Caro Mariello, qual è quell'animale mitologico che paga per accoppiarsi con le donne? Qual è? Il Minotauro. No! Non è vero. Adesso mi scrive invece questa ragazza che è biondo ossigenata. Sì. Lei lo capisce dal nome? Sì. Si chiama? Bruna Sotto. Si chiama Bruna Sotto questa ragazza, e mi scrive: e caro Mariello, qual è quel popolo che ha 40 dita? Qual è? Gli ottomani. No. E per ultimo mi scrive questo giudice del Palazzo di Giustizia di Recanati, il più severo del mondo. Lui è il giudice più severo che c'è. Si chiama? Massimo della Pena. No. Vuole leggerla lui questa lettera, ma io non posso fargliela leggere. Perché no? Perché se la legge è uguale per tutti. Mistero risolto. Mariello, papà, volevo scintillo, e scriveteci sul sito www.mariello.it.